Per ora sono solo in quattro, ma la pattuglia è destinata ad aumentare. Il PD stavolta si è spaccato per davvero dopo che Sergio Barbaro ha annunciato la costituzione tra i banchi del Consiglio Comunale della squadra dei Democratici. Con lui ci sono Ettore Iacovacci, Giuseppe Negrone e Michele Palladino, ma si annuncia anche l'adesione a breve dell'avvocato Leonida Gabrieli. Tutto è scaturito dalla posizione sulla vertenza ASA espressa da Lucio Fierro, dalla quale il partito di Via Tagliamento non ha preso le distanze senza assumere alcuna valutazione. Confermato il sostegno alla giunta Galasso, ma non chiamatelo gruppo del sindaco, ha chiarito stamane il primo cittadino polemico con chi punta anche nel PD a metterlo in contrapposizione con il senatore De Luca. Sarebbe stato più opportuno mantenere un gruppo unito. Leggo dai giornali che ci sarebbe un gruppo di riferimento del sindaco, non è così. Chi fa questa lettura è proprio uno stupido, perché non può immaginare che un sindaco abbia a piacere che ci sia una divisione nel gruppo del Partito Democratico, tra l'altro il gruppo più numeroso. E chi voglia anche contrapporre il sindaco al senatore De Luca sbaglia ulteriormente, perché non c'è mai stata questa contrapposizione, né ci può essere. Ritiene che ci possano essere conseguenze per la tenuta della maggioranza? No, non è un problema di tenuta di maggioranza nel modo più assoluto. Io credo che invece non faccia bene alla politica, ma ripeto, le motivazioni che hanno indotto a questa soluzione non sono motivazioni che attengono alla vita amministrativa. E chi dà una lettura di una spaccatura tra il sindaco e il senatore De Luca dà una lettura completamente sbagliata. Tra l'altro c'è un rapporto umano e di amicizia che non può essere messo in discussione. I motivi lei li condivide? Ma io non entro nel merito dei motivi, credo che siano problematiche che si possono affrontare nell'ambito del partito e quindi trovare una soluzione a quelle che sono le motivazioni che hanno indotto a questo gesto. Però, ripeto, mi dà fastidio che si dia una lettura diversa, nel senso che dietro questa motivazione c'è chi vede una frattura tra me e il senatore, e non è possibile immaginare una cosa del genere, sarebbe da pazzi immaginarlo.